Preoccupano e non poco i dati che emergono dal rapporto Coldiretti SOS Clima per l'agricoltura italiana diffuso oggi a Bologna. Negli ultimi 20 anni è sparita quasi una pianta da frutto su 4, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti, con un gravissimo danno produttivo e ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima, anche ripulendo l'aria dall'anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti come le polveri PM10. E in stalla, spiegano dall'associazione, non va meglio. Ben 2 milioni di mucche, maiali, pecore e capre sono scomparsi dalle fattorie italiane negli ultimi 10 anni, anche per effetto del surriscaldamento che ha inaridito i pascoli, ridotto la disponibilità di foraggio, tagliato la produzione di latte nelle stalle colpite dal moltiplicarsi dei colpi di calore estivi e aumentato i costi per garantire il benessere degli animali in condizioni climatiche più difficili. Il rapporto arriva non a caso nel giorno del terzo sciopero mondiale per il clima. A Bologna è arrivata anche una nutrita delegazione dall'intero territorio delle due province lariane, guidata dal presidente della Coldiretti interprovinciale Fortunato Trezzi e dal direttore Giovanni Luigi Cremonesi. Il nostro territorio ha toccato con mano anche negli ultimi mesi gli effetti di un clima pazzo che nell'anno in corso ha portato effetti disastrosi sull'agricoltura del comprensorio, hanno sottolineato. Un anno iniziato all'insegna di incendi che hanno devastato centinaia di ettari di bosco in Alto Lago e proseguito con fasi alterne di pioggia, siccità e fenomeni estremi come bombe d'acqua e grandinate che hanno prodotto effetti negativi sull'andamento dell'annata agraria. Emblematico, dicono ancora Trezzi e Cremonesi, è il caso della produzione di miele, con una stagione che si conferma disastrosa senza termini di paragone con anni recenti e che ha visto pressoché annullata la produzione di una delle varietà più caratteristiche, quella del miele d'acacia.